amiche e amici di Scimotori, oggi torna al volante di lei, l'Alfa Romeo Giulia, destinazione Museo Storico Alfa Romeo, fulcro delle celebrazioni dei 110 anni Alfa Romeo. Andiamo! Pochi passi e ci siamo. Colore rosso ovunque. Alfa Romeo compie 110 anni e li celebra insieme a tutti gli appassionati di automobili, svelando la collezione normalmente non visibile del Museo Storico di Arese, che riapre in totale sicurezza proprio per questa straordinaria ricorrenza. Appuntamento quindi con la storia, in tutte le sue sfumature, entrando nei depositi sinora chiusi al pubblico. Si accede così a una collezione completa ed emozionante che comprende altre 150 automobili, motori da strada, aeronautici e nautici, trofei e oggetti artistici. Inaugurata anche la nuova sezione Alfa Romeo in divisa, dedicata alle auto dei carabinieri. Presente in anteprima la nuova Giulia GTA, una leggenda che si rinnova e rappresenta un ritorno alle radici di Alfa Romeo, quelle che affondano nel mondo delle prestazioni e del gran turismo. Alfa Romeo Giulia GTA è un perfetto connubio tra sportività ed eleganza, sempre a proprio agio, sia in pista sia in concorso di eleganza. Siamo a bordo della nuova Alfa Romeo GTA e con noi Arturo Merzario. Insomma, tu Arturo di GTA? Guarda, adesso in questo momento sono seduto su uno scranno, perché si dice scranno, leggendario, perché negli anni 60 nacque l'Alfa Romeo GTA che abbiamo a fianco e la chiamerei la nonna o la sorella minore, che dir si voglia, che fece epoca. Al di là dei risultati sportivi che ce ne sono stati a iosa, effettivamente la GTA è il fiore all'occhiello dell'Alfa Romeo dopo le 1009 superleggere. Questo è un mio parere. Ma ascolta, Arturo, come si guida la GTA in pista e in strada? Forse questa tu ancora non l'hai provata, ma ne sai qualcosina invece proprio di questa qui a fianco? Sì, beh certo, sono macchine preparate sportivamente per fare delle competizioni vere, non su strada. Queste invece adesso sono, con l'avvento dell'elettronica, anche l'utente medio può utilizzare al massimo e sfruttare al massimo le prestazioni di una macchina corsaiola, perché questa nasce corsaiola, perché con l'aiuto elettronico, laddove il chauffeur, per non dire l'autista, non è in grado di superare certi ostacoli, ci pensa l'elettronica. Però ragazzi, meditate, attenzione, e sempre una rivoltella in mano l'automobile, che sia una 500 o una macchina extra speciale, è sempre come avere in mano una pistola carica senza sicura, per cui il colpo letale può partire da un momento all'altro. Meditate, gente. Questa GTA-M, osservandola da fuori e da dentro è proprio una vettura sportiva. E oserei dire che è una macchina, riportandoci le vecchie GTA da corsa di allora, che venivano svestite per togliere del peso,
perché i regolamenti te lo consentivano. Questa invece è una vettura da corsa travestita per andare su strada, per l'utente normale, dove il signorotto con la sua moglie può andare al 7 di dicembre alla prima della Scala a Milano, visto che l'Alfa Romeo è di Milano, capito? E questo è il vantaggio. Ma Arturo, qui che siamo al Museo Alfa Romeo di Arese, con tantissime Alfa che ci circondano, qual è la tua emozione guidando un Alfa? Sai, l'emozione è sempre validissima, che sia un'Alfa nuova, un'Alfa vecchia, un'Alfa bella, un'Alfa brutta, è sempre un Alfa Romeo. Non dimentichiamoci che l'Alfa Romeo ha insegnato al mondo intero, lo dico veramente con cognizione di causa, con orgoglio, al mondo intero a fare le automobili. Pronto per guidarla in pista? No, veramente sono pronto per vincere, non per guidarla in pista. La guida sarà sicuramente a settembre alla 3 ore del Nürburgring Nordschleife, cioè sulla vecchia pista del Nürburgring, per intenderci, dove qualcuno famoso ebbe un incidente, e lì io dividerò una macchina preparata per l'occasione, non questa di serie, con Mauro Simoncini, che già fece parecchie gare a Nürburgring. Arturo, dove sali a bordo? Su tutte e due contemporaneamente, ma è impossibile. Ma sicuramente questa è la sorella minore, anziana, la conosco da troppo tempo. Certamente farò delle esperienze sulla sorellina nuova, che è tutta un'altra cosa. Roberto, che effetto fa vedere la Giulia GTA di quella di oggi? È un po' come riportare, diciamo, la memoria a questo periodo meraviglioso delle corse su strada, su pista, e poi riaprirli e vedere, diciamo, tanto lavoro, tanta tecnologia, tanta evoluzione del sapere. Quindi la nuova Giulia, il fatto della Giulia GTA del 65, insomma, è una macchina del tempo, è un modo per capire quanto lavoro c'è nel mettere a punto le idee e le soluzioni delle automobili contemporanee. Quindi l'importante è proprio questo confronto e rendersi conto di quanto lavoro ci sia da una versione all'altra, che impegna non solo designers e ingegneri, ma anche tutto lo studio del settore e la capacità di adeguare le idee alla contemporaneità. Cosa non è mai cambiato nella Giulia GTA, a parte il nome? Esatto, ma il rapporto che dà una vettura di questo genere in termini di emozioni, di restituzione. Questa presa diretta che l'Alfa Romeo riesce a stabilire con chi la guida è ancora intatta, e quindi ci sono 60 anni, 70 anni di storia che in questo caso generano, come dire, una presa diretta con l'emozione, con saper guidare, soprattutto avere un mezzo affidabile a cui, diciamo, prestare il proprio contributo. Qui abbiamo un pezzo unico dell'automobilismo mondiale, fatto, costruito, realizzato, progettato, ideato dall'Alfa Romeo. La 2009 B-Touring è ancora oggi la vettura più amata da tutti gli appassionati di auto storiche, perché rappresenta l'icona massima del saper fare una carrozzeria. Questa è una super leggera di casa Touring, su una meccanica che, diciamo, per l'epoca 8C 2009 vuol dire comunque la massima espressione di potenza, il motore con 8 cilindri in linea e di prestazione, e questa grande immagine di larghezza della carreggiata e compattezza dell'abitacolo, questa idea di avere le spalle larghe, la testa piccola, ben piazzata su delle spalle possenti, la genera ancora come icona assoluta delle auto storiche in tutto il mondo. Grazie Roberto, grandissimo designer italiano, speriamo presto di ritrovarci e, perché no, di partire da un bozzetto, da carta e penna, per arrivare al capolavoro finale. E tu ne sai qualcosa di grandissimi capolavori. Qui
all'Alfa Romeo di Arese non solo la presentazione dell'Alfa Romeo GTA, ma sono arrivati davvero tantissimi appassionati e abbiamo qui trovato addirittura Jan, che è arrivato dall'Olanda, giusto? Sì, giusto, arrivata con la Osso di Seppia di Olanda per vedere la 110 anni di Alfa Romeo, fare un poco vacanza, vedere il museo e sotto il museo. Passione di più di 40 anni e 35 anni di lavoro con Alfa Romeo di epoca. Ripercorriamo la storia di Alfa Romeo con qualche scatto fotografico per ricordare alcuni dei meravigliosi modelli. Una storia di passione, quella che lega da sempre Alfa Romeo ai numerosi alfisti ancora in giro per il mondo e che le ha consentito di tagliare il traguardo di 110 anni. Scusate, ma mi abbasso la mascherina e vorrei innanzitutto sottolineare l'importanza, la bellezza di questo museo Alfa Romeo, che è un fiore all'occhiello dell'automobilismo mondiale, non solo sportivo. E credetemi, io poi in questo momento, dopo aver tenuto tra virgolette a battesimo la nuova GTA Giulia, che verrà poi messa in commercio per l'utente, io vorrei sottolinearvi questo 8 cilindri Alfa Romeo del 1938, ripeto 1938, per cui fate i calcoli quanti anni sono passati, che era già una macchina prettamente sportiva corsaiola, ma nel contempo anche utilizzabile dall'utente stradale normale per andare in ufficio piuttosto che a lavorare. Hai capito? Guarda che macchine che noi italiani, soprattutto l'Alfa Romeo, ed è per quello che la chiamano la mamma dell'automobilismo, perché ha insegnato al mondo intero a costruire le automobili, sia per lavoro che da competizione. Ritornando a bomba il discorso che ho fatto poc'anzi, vorrei sottolineare, per esempio, qui abbiamo la dimostrazione della validità del marchio Alfa Romeo con le due macchine che io vissi, i due mondiali del 1975 e 1977. E queste sono oggetti veri, macchine vere, ancora funzionanti, che di tanto in tanto le utilizzo sulla pista privata dell'Alfa Romeo a Balocco. Questo sta a significare che non è solo una questione di museo statico, ma ci sono dei pezzi veri, funzionanti, ma anche di macchine degli anni 30-40. Non facciamoci mancare nemmeno un giro in pista. Accendiamo i motori. Come si guida, Arturo, questa macchina? Alla vecchia maniera. Sempre di guida coscienti e facendo funzionare la testa, per non dire il cervello. Poi dopo, anche per strada, non solo in pista, può succedere di tutto, ragione per cui bisogna essere sempre pronti al primo imprevisto, che può essere banale o fatale. Adesso noi stiamo facendo un giro turistico accodati su questa pista che è fantastica.
Silvia e ci vediamo alla prossima. Seguiteci sempre. Baci!